1500. Ma allora, ma i musei fanno male. Allora, perché fanno male? Perché però i musei in una città, praticamente non danno più posto alle abitazioni e stare lì sul suolo. E questi musei tengono i soldi e di conseguenza le abitazioni sì, ma il restare lì sul suolo pubblico, le abitazioni hanno bisogno di soldi. Hanno bisogno di soldi per starci. E quindi è questo. Ma che succede se ti dai soldi tanti ai musei, alle gallerie? E di conseguenza ti va a lavorare e fa dei lavori determinati, difficilmente guadagnerà molti soldi sufficienti a darti una casa. Potrà sì, potrà no. Però è questo comunque. E quindi un attimo dovremmo guardare bene la cosa. Effettivamente no. Allora, non funziona così. Uno sai, sì, per stare su hanno bisogno di soldi, certo. E però che una volta che metti piede in un museo o in una galleria, sei libero di fare, di lasciare una firma su un registro. Sei libero. Liberissimo di farlo, liberissimo di non farlo. Pertanto, nessuna obiezione. Ma le opere, i diritti lì, nessuno ha mai sentito i diritti delle singole opere, delle
singoli opere dei singoli dipinti delle sculture, ne sono mai ascoltato i diritti delle singole sculture. Questo nessuno tiene conto di questi diritti. A restare nello stesso posto di creazione, diritti a non spostarsi, diritti a non essere guardati, a non essere bestie da bestie, fra virgolette, da visione. Comunque, sì, poi una volta le statue in una piazza o nell'altra, poi sono immobili e sì, c'è il sole, prendono tutto il calore, si surriscaldano e poi sono anche soggetti alle incombenze climatiche, ma anche soggetti agli escrementi d'uccelli. Quindi nessuno tiene conto dei diritti delle statue. Lasciando stare questa cosa altamente fittizia, ma chi è che tiene conto dei diritti? Questa volta un anno, chi è che tiene conto dei diritti? Alla fine poco tempo fa è stato deciso ed è stato approvato che ci devono essere i diritti per i bambini e quindi in una certa epoca loro dovevano sì lavorare, ma dovevano anche studiare. E poi siamo arrivati piano nel tempo a dire no, i bambini devono studiare e giocare e divertirsi anche. E ci siamo arrivati nel tempo. Le donne siamo arrivati anche a dire no, le donne sono dei cittadini,
come gli uomini, e quindi hanno diritto di scelta, diritto d'opinione e diritto di voto, diritto al voto, hanno diritto al voto. Le donne. Ma tutto questo l'abbiamo avuto nel tempo, durante gli anni, certo. Fino diritti umani in alcune zone sono rispettate. Quanto quanto importa, quanto interessa, quanto conviene ad un sovrano far rispettare i diritti della propria popolazione. Quanto conviene ad un sovrano rispettare i diritti del proprio popolo? Quanto conviene? Pensiamo alle tirannie, pensiamo a tutte le forme di governo non democratico che nel mondo ci sono. E facciamoci, proviamo a farci un'idea. Diritti degli animali. Allora, diritti degli animali. Oggigiorno siamo arrivati ai diritti ai cani, diritti ai gatti, di avere di avere il proprio pedigree, e quindi pedigree non solo la propria cacca, il proprio cibo, squisito, squisitissimo. E ci sono proprio coloro che preparano questi mangimi, che pensano, li lavorano proprio in maniera pizzetti di carne squisita, affogata in salsa al curry, con aggiunta di qualche spaghetto di saldo. Ecco, dare la sballa al cane, vediamo che ho fatto fare. Cose a rispettare i diritti
ser secundaria con el capotino, el came o el gato, la cufia. Otra vez ser del tuto secundaria cuando el manchime el came o el gato la ene. E così a freddo non lo il cane a freddo non lo portare a giro la sera o sì ma il primo pomeriggio e non lo portare la notte a giro solo perché di città portare. Quello è sì, rispettare un paio di diritti del cane, diritto anche del sonno. Ma vorrei anche precisare una cosa che ha a che fare con la con una sindrome proprio che ora non ricordo, una sindrome che vede che la persona incarcerata a lungo andare che sarà incarcerata in quel dato posto imparerà a conoscere quel posto e imparerà ad apprezzarlo e ad apprezzare la sua carceriale. Allora, voglio dire una cosa, il cane e il gatto entrambi vengono rilevati dalla città dove vivevano in modo selvaggio, in modo randagio, e vengono portati nel canile. Ecco, rispettando i diritti del cane, del gatto, e rispettare i diritti sarebbe a dire che ne sai che non vivevano, che vivevano male, vivevano bene e in stato randato alla fine. Che ne sai che vivevano male o bene, se erano felici o no? Mangiavano quando gli capitava, erano liberi anche di morire, erano liberi anche di morire, si capitava, poi che succede gli fratelli, e quindi il gatto nel capire il
personally. E quindi sei il carceriere con pena capitale in quel block. Ora, se si capita anche un potenziale cliente in quel gatileon, quel canile, e preleva quel cane, preleva quel gatto, quindi, e lo porta a casa, quel cliente non è il salvatore, è un altro carceriere. Un altro carceriere si perché lo perché praticamente porta a casa suoi gatti, porta a casa suoi cani e decide lui quando è che quel gatto o quel cane può reclamare il cibo. Decide lui quando dare attenzione al cane. Decide lui quando dare attenzione al cane. Anche al gatto, ma vedremo che ci saranno differenze. Differenza, il cane io l'ho dato alla gratitudine. Io l'ho dato alla gratitudine, ma ora quando è nel canile e potenziale salvatore che vai di nuovo carceriare e sei il suo salvatore e quindi però lo porti a casa con te e decidi tutti i suoi ritmi. Però lui è grato a te, lui è grato a te, quindi il cane è più soggetto a questa forma di gratitudine, il gatto no, il gatto può essere grato a te che lo compri fra virgolette, lo porti nella sua nuova casa carcere, e anche se il gatto mantiene la sua selvaggina, mantiene la sua selvaggina e reclama proprio il diritto a vivere e ad uscire quanto vale, quanto lo desidera lui. E questo è il gatto. E questo è il gatto. Sì che...
Sí, sí. O sea, no, aunque tire a economía ahorita, no, en la que no hago cliente para cerrar el lugar de la casa. Yo dispuesto a dispuesto está incorporado un senso di gratitudine verso di te, ma anche un senso collegabile alla sindrome di Stoccolma. Sindrome di Stoccolma che vede appunto la persona incarcerata da l'altro da un altro carceriere a poco anno dopo anno si abituerà a quel posto a gli orari del cibo gli orari del cibo. Questo perché la mente è abituata. Non a caso, diciamo, la mente del bambino è una spugna. E quindi la sindrome di Stoccolma favorisce una sorta di adattamento, ma che si verifica dopo anni e anni. Ma anche dopo giorni e giorni la sindrome di Stoccolma e mettiamo caso di un rapimento, non ci vogliono anni e anni per questa sindrome, perché questa voi lo saprete meglio di me, erano i mentali. E quindi così. Sì, che il cane che lo rilevi dal suo carcere per metterlo in nuovo carcere, il cane è più intento lui ad aver incorporato un senso di gratitudine, ma anche un senso collegabile alla sindrome di Stoccolma. Il gatto quando lo rilevi dal suo carcere primario, e lo guardi nel tuo che dovrebbe essere il nuovo carattere, lui trova il modo anche di permettendolo di scappare da questo. Quindi il gatto è proprio a te d'averlo rilevato
ਦੀ ਰੜੀ ਥਰ ਲਾਲੀ ਉਪਰਤਾ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ਲਾਦੀ ਫਿਰੰਸਾ ਲਾਦੀ ਫਿਰੰਸਾ ਕਿਉਂ
dinero, fomento el dinero, y aunque publicidad el dinero aunque quella, la verano essere guardati lì qui si fa il parallelo con le varie decisioni e quindi dal momento che ti metti su YouTube questo stabilisce che ti vuoi essere guardato anche per un tuo tornaconto. Nel tempo c'è stata, concludo questa carrellata di cose non sense. Nel tempo c'è stata questa cosa su Facebook, c'è stata la sciagura dove tutti dicevano su Facebook è brutto perché alla fine ti posti tutto quello che vuoi, foto e messaggi e così, e però rimane lì i tuoi dati sensibili sono in quella mostra, hai. È vero, ma credo quando ti installi Facebook, ti installi su Facebook, ti scrivi a Facebook, credo che il fatto di essere soggetto a il fatto di essere soggetto alla pubblicazione di tutto quello, di tutto ciò che pensi, che pubblicizzi, è la merce di tutti quelli che sono su Facebook. Infatti, c'è la home, non ha in chat di Facebook, c'è la home, dove lì vuoi vedere tutto, sia quello che posti te, che però anche tutto quello che al momento pubblici, pubblicizzano, mettono le altre persone. E quello è visibile alla home. Ma le persone si lamentavano anche di questo. Questo per dire non sono solo io il caso umano che si lamenta. Le persone si lamentavano anche di questo,
爱情啊，浪漫啊，只能儿说那里，爱浪漫啊，只能儿说那里，那只没在意，谁能儿说那把苦菜里要去玩说浪漫啊，只能儿说那里，那儿去啊，为得里面家去，那儿去。Di nuovo sei su Facebook e la persona è poco il passo, è poco il passo se tu pensi dal vedere quel dal vedere quello che appare nella home di Facebook al cliccare sull'immagine di profilo di quella persona e rimanda alla pagina personale di Facebook e quindi dire la mia pagina personale è mia, è personale. Dire questo su Facebook, sì, ma se no non ti metti lì su Facebook. Direi che la si dovrebbero leggere tutte le controindicazioni, le tutto il regolamento di Facebook, ma non lo fa mai nessuno perché io penso che non lo faccia mai nessuno, non l'ho fatto neanche io, perché è scritto tutto piccolissimo, una cosa bestiale, è scritto così. Non lo legge mai nessuno, però dovrebbe, tutti dovrebbero leggerlo per vedere la testa lì che una volta su Facebook, nulla è personale, nulla, niente, tutto arriva a chiunque. A chiunque, quelli che ti seguono e quelli che ormai che ti seguono, se non vai a essere visualizzato da nessuno, non seguire le persone. Non seguire le persone, non lasciare che questi ti seguano. Avere sempre su Facebook la domanda, questo ha chiesto di diventare tuo amico. E ha chiesto di diventare tuo amico. Vuoi consentirlo? E di no. Quindi, se non lo conosci, se non lo conosci e se non hai che ti segua,
谁都可能是要玩一个地水怪，然后满地公的安妮可，哎可，安妮推荐做 Facebook，让你推荐谁第三的可能呢？而说呢，说了第二卡的，卡的里外的，via internet è una amicizia sì, ma dettata dalla noia di volersi muovere, di volersi conoscere e quindi sta in un altro paese, quindi chilometri, metri, non so neanche la differenza, ma che schifo, che noia, e quindi ecco, questo c'entra benissimo con i diritti di ciascuno, con i diritti di ciascuno. Anche la fare di Facebook che cosa è arrivato, cosa no. Persone tutte tentano di colmare questa cosa andando su altri social come Instagram, come Telegram, come WhatsApp, eccetera. Come anche Snapchat, certo, analizzando due sistemi alla fine di messaggistica che ci sono allo smartphone. E ora WhatsApp è anche su computer. Poi, anche su Instagram le tue foto e la tua pagina di profilo è visibile. E anzi, se voglio vedere le tue foto e tutte le tue foto, boom, vado sulla tua pagina di profilo e da fatto. Perché Instagram è un social per le fotografie ed è direttamente pensato per pubblicarci le fotografie. Ed ancora Facebook sta diventando come Twitter e Twitter sta diventando come Facebook. Twitter passato a X, chi ha nato X, quindi X è una cosa, no, X è una cosa, ok, ma X, se lo sa X, se lo sa Twitter stesso, Twitter va
Bastano due lettere. Bastano due lettere ISIS accostate alla tua IS primaria. Ed è subito porno. No, erotic. Chissà che bello in questo mondo cattolico cristiano. E che cosa è per dire social che alla fine si vanno ad assomigliare. Facebook e X stesso, certo. Instagram è un'altra cosa. Ma tutti, e tre hanno l'illusione, danno l'illusione, vai, che la tua pagina di profilo sia privata, perché non è privata. Poi ci saranno dei comandi, certo, voglio sperare, certo, e sarebbe una cosa molto io consigliata per quelli di X, per quelli di Facebook, però sui social, la tua pagina di profilo non è tua, è della social stessa. Come le immagini che posti, le immagini che metti su Instagram non sono tue, sono di Instagram, come anche di quelle che metti su X o Facebook non sono tue, sono di X e Facebook. Come anche i messaggi. Praticamente Facebook mi dice: ehi, a cosa stai pensando? E quindi io scrivo dall'altra parte, c'è il creatore. C'è il programmatore di Facebook che mi guarda e mi legge ipoteticamente perché non è interessato a me, certo, ma alla moltitudine alla fine. Alla moltitudine. E quindi, Facebook, questo qui Leonardo Claudio sa questa cosa è interessante. E quindi così. Ma perché la gente aveva detto questo di Facebook? Perché praticamente c'era anche la notizia i vari dati sensibili
delle persone non erano del tutto privati e quindi i server principali di Facebook e di Meta saranno persi, avevano perso dei dati e Facebook ora ci vuoi mettere parlando di altro, ora ci vuoi mettere su delle cose da comprare, ma prima quando era solo Facebook non potevo. Ora che ci vuoi mettere cose da comprare e ci vuoi organizzare il marketing, ci vuoi organizzare il marketing, no. È stato reso disponibile questo soprattutto perché Facebook è diventato Meta. Prima non potevo. Prima non potevo. Ed ecco la sua evoluzione in Meta. E cosa gli ha garantito? Ma che ne ha detto a sufficienza? Comunque, grazie per avermi seguito di nuovo, cliccate il pulsante che vedete di segui se volete seguirmi, like se volete likearmi, se volete leccarmi. Grazie. Solo donne. Poi adulte. E quindi così. Grazie a voi, appuntamento.